andiamo a fare un'analisi sulle nostre candele daily per la giornata di oggi. Partiamo da un calendario dove ci presenta la variazione di livello di occupazione sul dollaro australiano che è negativo. E poi vedete che abbiamo le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione dato sul nostro dollaro americano. Partiamo con euro-dollaro. Euro-dollaro, vedete che ieri ha fatto una candela positiva. Vedete che per il momento siamo su questa diciamo, resistenza, supporto dinamico. Vedete che siamo in una fase adesso di lateralità. Ieri avevo detto che il prossimo target potrebbe essere questa media 21. Per il momento il trend rimane ancora long, siamo in un G3 in chiusura. Qua suggerisco di non fare niente, o chi vuole può entrare short solo se rompe il minimo del 3 di agosto. Per il momento io sull'euro-dollaro non faccio niente. Sulla sterlina, come potete vedere, scusate dell'interruzione. Eccola qua, vedete che anche qua, anche se ieri ci sono stati dei dati positivi, vedete che si trova anche qua in una fase di lateralità, anche qua in chiusura. Per un momento anche qui non facciamo niente, aspettiamo di vedere cosa succede. Il dollaro yen che si trova in un G1, vedete che il dollaro yen, vedete che continua a salire, è andato a prendere ieri 106-863, siamo vicino ai 107, vedete che è partito il G1 e per un momento anche qua, per un momento la media da 50, la nera, ci sta ancora segnando per me lo short. Per un momento non faccio niente sul dollaro yen. AUD/USD, vedete com'è la situazione su AUD/USD? Istante. AUD/USD, vedete che siamo sempre a una candela, anche qui in una fase di lateralità, sta chiudendo il ciclo anche qua. Per il momento anche qui è inutile entrare a mercato, solo se rompe 0,70-308 si potrebbe parlare di uno short per chi vuole entrare. Il dollaro canadese, anche qui vedete che continua lo short, vedete che il prossimo target potrebbe essere, avevo detto, i 1,31 154. Per me anche qui non facciamo niente, aspettiamo la ripartenza. È inutile entrare a mercato ora quando ormai ha fatto già la sua discesa. Vuol dire che il G1 lo vado a spostare. Vuol dire che il G1 potrebbe essere adesso questo. Scusate, eccolo qua. G1 che potrebbe essere qui. Per il momento non facciamo niente, anche qui siamo in attesa di trovare un modo per entrare. Sulle cripto, dove io sono sempre detto sul long con il nostro Ethereum, ormai da tanto, vedete che ieri ha fatto un'altra candela positiva, che qui deve chiudere il ciclo, è inutile entrare al mercato ora, perché vedete che la media sta girando. Per il momento aspettiamo, se dovesse rompere il 403 allora potrebbe continuare, ma penso che per un momento rimane ancora in chiusura ciclo. Il Bitcoin, andiamo a vedere il Bitcoin, è la stessa cosa, anche qui deve chiudere il ciclo, inutile entrare a mercato ora. Poi andiamo a vedere il US dollaro, che continua, anche lui ha partito il G2, vedete che staremo a vedere se rompe 12,13, si potrebbe parlare di long, per il momento non facciamo niente. Il gold che dopo i grandi massimi sta ricorreggendo, vedete che ieri ha fatto un nuovo minimo a 1862, vedete che è in un G2, questo qua, attenzione che qua voglio essere preciso perché se il G1 è partito qua, 31 50, questo è il G2, potrebbe essere la chiusura del G2, quello che ha fatto ieri, questo la chiusura del G2, eccolo qui, vedete che lo mettiamo qui, questo potrebbe essere qui la chiusura del G2. Per il momento è sulla 1x1, vedete che la 1x1 ha respinto l'attacco, per il momento aspettiamo sul gold. Poi il Dow Jones, dove io sono dentro long. Sono rientrato ieri, vedete che da un giorno probabilmente a 27.961, il trend comunque rimane ancora long, andremo a vedere se riuscirà ad andare a prendere
28.362. Poi dopo il Dow Jones il petrolio, petrolio che ormai qui c'è tanta incertezza, vedete che siamo da un po' di tempo in una fase di lateralità, vedete che non si sta muovendo, per il momento è inutile entrare, qui aspetto di trovare un nuovo minimo. Il DAX, che anche qui ieri ha fatto, guardate, questa bella candelona, è andato a prendere i 13.000, vedete che ha chiuso a 13.103, vedete che adesso potrebbe continuare, potrebbe andare a riprendere i massimi di febbraio, staremo a vedere. Il Nikkei che anche lui, vedete che al momento grande anche lui la ripresa, vedete che lui potrebbe andare a prendere i massimi di febbraio, vedete che il Nikkei continua a partire al rialzo. Poi dopo il Nikkei andiamo a vedere la soia che, eccola qua, vedete che ha recuperato G3, vedete siamo in un G3, però prometto per me il trend rimane ancora show perché è inutile entrare adesso, dove fare G3, G4, bisogna aspettare. Poi il copper, la situazione sul copper, vedete che il copper al momento ha fatto anche lui un'altra candela positiva, potrebbe essere la partita del G4, e qui prometto non faccio niente perché il 4 è giri ribassista, e poi il gas che ha fatto un'altra candela, una pimbara, anche qui deve chiudere il ciclo, inutile entrare a mercato. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani.